La bufera sulle università italiane, quello che doveva essere, come dire, il centro della formazione di tanti giovani, di una formazione non solo nozionistica del sapere, del civismo, si sta trasformando, se le cronache saranno suffragate poi da prove e fatti, si sta trasformando in un ginepraio corruttivo di una corruzione che fa tanto male, perché secondo l'inchiesta della magistratura si truccavano i concorsi e dei docenti di altissimo nome e risonanza sarebbero coinvolti in questo malaffare. Per la campagna, noi questa mattina abbiamo letto una cronaca puntigliosa, ma estremamente documentata dalla cronista del Corriere del Mezzogiorno, che è Titti Beneduce, la quale per la verità segue con grandissima attenzione questi fatti. E non è soltanto il suo un commento di, come dire, una un reportage di cronaca secca. Ci sono nel suo articolo alcuni giudizi molto penetranti. Ecco, innanzitutto vorrei chiedere a tutti, che dovrebbe essere in linea, Sì, buonasera, qual direttore. è il quadro di Napoli, quanti professori sono coinvolti. Che cosa è successo a Napoli? Vediamo un po'. Buonasera, direttore, buonasera a chi ci ascolta. Diciamo che sono sei i docenti campani coinvolti in questa inchiesta che è della Procura fiorentina. La loro posizione però è diversa perché due di questi, Amatucci e Di Pietro, sono agli arresti domiciliari, altri sono indagati a piede libero in attesa che il GIP decida se emettere o no, dopo l'interrogatorio, una misura interdittiva. Per uno invece il GIP ha respinto proprio la richiesta di ordinanza presentata dalla Procura, quindi ci sono posizioni diverse e più sfumate. Il ruolo più grave, sembrerebbe, a giudicare dalle carte, è quello appunto dei docenti che sono ai domiciliari. Amatucci, che da poco era passato dall'Università Vanvitelli alla Federico II, e Di Pietro, che invece ha collaborato a lungo con il suo rosso Labeni in casa. Senti, Titti, non siamo particolarmente, come dire, sconvolti da questo fatto. Quanto riguarda Amatucci, ci troviamo di fronte ad una famiglia la quale ha fatto corpo, in un certo senso, con l'attività forense in provincia di Avellino. Cioè è una grande dinastia di avvocati e di professori universitari. E quindi sapere che un Amatucci potrebbe, diciamo così, essere implicato in un affare del genere, ci mette un pochino a disagio. E poi siamo colpiti anche dal nome del rettore di una università telematica del Sannio, l'ex ministro, Santozzi, ecco, sì. esatto, il quale praticamente lavorava a Benevento, quindi vicino a noi, e anche questo ci mette così un po' a disagio. Tu hai detto nel tuo pezzo, ecco, facendo la cronaca e dando il giudizio di cui io parlavo precedentemente, metodi scandalosamente disinvolti.
In che consistevano questi mezzi scandalosamente disinvolti? Direttore, innanzitutto c'è una messe di intercettazioni, ce ne sono proprio tantissime, perché loro parlavano senza contenersi, insomma, senza preoccuparsi, senza frenarsi, e parlavano in modo esplicito delle trattative che andavano a fare. Cioè, io faccio passare il tuo candidato, tu fai passare il mio, se non c'è spazio uno dei due salta un giro e la prossima volta lo sistemiamo. E usavano espressioni esplicite come monetizzare, dare e ottenere in cambio, capisci? E quindi, insomma, è veramente una cosa grave per un docente, soprattutto per un docente proveniente da una famiglia di professori, di avvocati, come dicevi tu. Però, insomma, le intercettazioni, oltre alla testimonianza del giovane insegnante che ha denunciato, sembrerebbero inchiodarli. Ho capito. Bene, se ci sono altri sviluppi, ti prego di tenerci informati e Certamente. intanto i nostri complimenti per il tuo pezzo di Grazie, oggi. direttore. Buon Grazie lavoro, infinite e Zitto, buon lavoro, alla buon prossima. lavoro a te. A conclusione, diciamo che l'indagine fiorentina, perché è a Firenze che ha preso corpo questa indagine, è scattata perché un avvocato e ricercatore, il cui nome è Philippe La Roma, che ha la schiena molto dritta. E siccome lui porta questo nome inglese anche, Philippe, un docente che è coinvolto nel giro corruttivo, ecco, gli ha detto smettila di fare l'inglese e fai l'italiano. E l'avvocato Filippo La Roma, Iezzi è anche l'altro cognome, è andato diffilato dal magistrato e ha denunciato tutto. Ed ecco una persona alla quale bisogna fare tanto di cappello e dire che veramente ha scoperchiato un pentolone di cui spesso si parlava negli stessi ambienti universitari.